È arrivato il momento del primo viaggio europeo su Marte. Fissate la data, il 14 marzo 2016, il vecchio continente intraprende l'impresa di raggiungere e studiare il pianeta rosso, con tanto di atterraggio sulla sua superficie. Succede grazie alla missione ExoMars, nata dal lavoro gomito a gomito dell'Agenzia Spaziale Europea e di quella russa, con un'importante partecipazione italiana. ExoMars è una missione strutturata in due fasi. La prima è quella che prende il via il 14 marzo, per l'altra bisognerà aspettare maggio 2018. Funziona così: la sonda madre arriverà su Marte e resterà nella sua orbita per individuare la presenza di metano e di altri gas compatibili con la vita. Farà poi scendere un modulo chiamato Schiaparelli in onore dell'astronomo italiano Giovanni. Sulla superficie di Marte, Schiaparelli porterà diversi strumenti, tra cui una stazione meteo. L'obiettivo di questa prima fase è mappare Marte e averne anche un modello 3D. Poi nel 2016 invece andiamo a fare qualche cosa che già in parte si fa, però cerchiamo di farlo meglio, ovvero fare la mappatura di Marte complessiva e riuscire a fare un modello 3D molto ad altissima ed elevata qualità e precisione e misurare le polveri di Marte in termini di quantità e di velocità, cosa che sarà fatta sull'esperimento italiano, che è anche l'unico esperimento a bordo del lander Schiaparelli che atterrerà nel 2016. È nel 2018 invece che su Marte atterrerà un rover, il quale avrà il delicato compito di perforare la superficie marziana grazie a un drill made in Italy per prelevare campioni del sottosuolo e poi analizzarli direttamente lì, sul quarto pianeta del Sistema Solare, a 225 milioni di chilometri da noi. Il luogo dell'atterraggio è già deciso, si tratta di Oxia Planum, una pianura in prossimità dell'equatore marziano ricca di ghiaccio e acqua. Lo scopo di ExoMars è trovare tracce di vita passata o presente e fornire una dettagliata analisi del pianeta per tracciarne un esatto ritratto geochimico e geofisico. Oltre a questo, ExoMars individuerà anche ostacoli e rischi per le missioni umane attese da qui a 20 anni. L'Italia partecipa in maniera importante all'avventura marziana, è il paese a cui l'ESA ha affidato la leadership di entrambe le fasi della missione. Questo significa che l'Italia ha la responsabilità dell'andamento complessivo di ExoMars, ma non solo. Il modulo di discesa Schiaparelli è a guida italiana e lo è anche l'atteso trapano che perforerà Marte nel 2018, così come il centro di controllo del rover. E non finisce qui. L'industria Made in Italy ha prodotto anche quattro importanti strumenti. DREAMS è la stazione meteo che Schiaparelli porterà su Marte. Amelia elaborerà i dati raccolti dai sensori di Schiaparelli durante la sua discesa. Lo strumento MAMIS, invece, è uno spettrometro inserito dentro al trapano italiano che sarà in grado di analizzare l'evoluzione biologica del sottosuolo. Infine, lo strumento INRI è il microriflettore laser dell'Agenzia Spaziale Italiana e dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.